Stasera il programma prevede una vera e propria orgia di comici. Dai ragazzi, forza! Ci siamo! Caratterizzazioni, lo scemo. Io. E chi se no? Lo snob. Sento una gran puzza di umanità. Il distratto. Sera. Ciao Bernie. 42. Ciao Gabriele. Ciao. Dopo quasi 36 anni dall'aver già trasposto in realtà quest'opera, ritorni con quest'opera portandola al cinema in realtà, e soprattutto è un po' un ritorno alle origini, non solo come Gabriele che è appunto esordito come regista teatrale, ma Gabriele che esordisce al cinema trasportando un testo teatrale che all'epoca era un testo shakespeariano. Questo ritorno alle origini è una cosa voluta, quindi quando no, dopo un po' c'è quasi bisogno di riabbracciare le radici da dove siamo arrivati, è qualcosa in realtà che è arrivato così per caso? Beh, diciamo che ci sono tutte e due le motivazioni. Questo film è un po' figlio del Covid, nel senso che eravamo pronti a girare un film grosso che poi comincerò a girare invece per fortuna a settembre prossimo, che però era molto difficile da girare in una situazione di pandemia, quindi non abbiamo potuto farlo, ma io non ho una famiglia, ma la mia famiglia non ho una famiglia regolare, diciamo, la mia famiglia è la troupe, e vedevo tutte queste persone pronte a partire per un nuovo viaggio che gli si diceva no, sei sta a casa, e questo mi faceva molta tristezza, e da padre di famiglia mi sono messo a cercare un qualcosa che si potesse fare in quelle condizioni. Quindi la prima necessità era quella di trovare un luogo, una storia che si potesse svolgere in un luogo unico, in maniera che fosse più controllabile dal punto di vista sanitario e della sicurezza. Quindi dov'è che ci sono le storie che si svolgono con unità di luogo e d'azione? A teatro, ovviamente. Quando ho pensato di andare a cercare tra le cose teatrali se c'era qualcosa che mi interessava, ho anche smesso subito, perché la prima cosa che mi è venuta in mente è questo testo a cui sono molto affezionato, perché mi ha permesso di passare dal teatro al cinema, ha permesso a molti attori che l'hanno messo in scena con me allora nell'85 di diventare famosi, anche molto famosi: Paolo Rossi, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Antonio Catania, Gigio Albert, tante persone che poi hanno fatto una strada importante, e mi sembrava che, provando a rileggerlo all'improvviso, l'ho già detto, ma è proprio la prima immagine che mi viene in mente, ho scoperto il Dark Side of the Moon, come direbbero i Pink Floyd, del testo di Griffiths, il quale l'ha scritto nel 76, e adesso non te lo posso far vedere, oddio, ce l'ho qua, ma insomma non è il caso. Se ti facessi vedere una foto di Trevor Griffiths nel 76 è veramente incredibile, sembra Frank Zappa. Quindi c'è un qualcosa di vicino tra di noi. Lui ha scritto per il teatro, ma ha scritto anche per il cinema, ha vinto un sacco di premi, ha scritto la sceneggiatura di Reds di Warren Beatty, per capirci, e quindi c'era una specie di congiunzione di cose tra di noi. Rileggendolo ho scoperto che secondo me era molto attuale, perché il tema sul che tipo di comicità bisogna usare, se il politicamente corretto, il politicamente scorretto, l'etica, un altro tema importante è cosa sei disposto a dare di te, delle cose in cui credi, della tua morale, pur di avere successo, no? Esatto. Il fatto che è necessario rimanere sulla strada per continuare a essere interessanti se fai questo lavoro, lo dice molto chiaramente l'insegnante di comicità, uno degli allievi dice: ma io vorrei essere ricco e famoso, e l'altro, e il maestro gli dice: sì, più di quanto lei vorrebbe essere bravo. E lui dice: sì, ma non potrei essere tutte e tre le cose insieme. Dice: sì,
se sarà bravo fin dall'inizio, perché poi dopo col successo non lo diventerà più. Ed è, ahimè, una regola purtroppo che è abbastanza valida. Succede spesso che se si ha successo poi ci si attacca con le unghie e con i denti a quell'immagine e cerchi di ripetere sempre questa cosa. Ed è la fine, quella. Quando, io credo che quando ti sei convinto che sai fare bene una cosa, che hai successo e che soprattutto che meriti questo successo, beh, sei molto vicino alla fine, meglio che gli smetti se provi questo. Una cosa che mi ha fatto pensare molto alla realtà è proprio il ruolo della comicità, perché spesso e volentieri si pensa che è facile far ridere, è facile far commedia, quando in realtà forse è una delle cose più difficili. Assolutamente. E soprattutto uno strumento non alla portata di tutti. E spesso e volentieri, soprattutto nella nostra società con i social, internet, mi rendo conto che fatela una risata, ma dai, è solo una battuta, è un modo come un altro per discriminare, Assolutamente. per usare, no, parole, termini Scorretti, razzisti, certo. omofobi. Quindi non è una cosa per tutti. Assolutamente. E guarda, questo è il tema centrale del film che hai perfettamente indicato. Molte volte si ride delle cose di cui abbiamo paura, e proprio la risata viene usata per esorcizzare determinate cose. Infatti è pieno di barzellette sulle donne, per esempio, per gli uomini ancora adesso ridicolo, ma molti hanno anche paura delle donne, infatti le ammazzano. Ecco. Vabbè, a parte questo, i neri, gli omosessuali, è pieno, ma anche i carabinieri, tanto per dire, Esatto. cioè si lavora molto su stereotipi e su pregiudizi, su cose che a volte sono anche scorrette, e delle volte alcune di queste barzellette possono anche far ridere, ma poi un secondo dopo ti dovresti chiedere: no, io non posso ridere di questa cosa, Certo. non è giusto. E secondo me non è giusto, da una parte il troppo politicamente corretto, perché diventa banale, anche stupido. Guarda questa cosa del Me Too, che è partito da un'istanza assolutamente giusta e condivisibile e che sta diventando un po' un'ossessione, soprattutto per gli americani. Quindi non troppo politicamente corretto, ma neanche troppo politicamente scorretto, perché gli anni 90 hanno sdoganato tutto, allora io posso dire tutto, anzi, se sono trasgressivo sono più interessante. E come dice uno degli scioglilingua che usa il professore nella sua lezione, dice proprio: trasgredir per trasgredire trasforma il trasgressore in traditore. Cioè la trasgressione in sé, da sé, fine a se stessa non serve, come non serve la risata fine a se stessa. Come dice sempre il maestro, la risata deve essere un mezzo, non un fine. La vita là fuori è difficile. Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata. Ma l'avete sentita l'ultima? E per forza l'ho fatta piano! Una partenza spumeggiante. Se voi siete diversi di così, porca vacca! Siamo nella merda. Ci viene a raccontare le tue ossessioni. Sto solo cercando una verità. Che vuoi che te ne sa la tua storia? La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi, ma i migliori illuminano! Io non mi metto in fila. Io non do il mio consenso.